Sotto il filare di cipressi che collega la statale 25 alla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, una fila di automobili ordinatamente si incolonna. Ne scendono persone di ogni età che ben presto si radunano nella millenaria chiesetta per assistere alla prima serata del Festival Internazionale di Musica Celtica. È un evento nato 8 anni fa che all'inizio con un po' di scetticismo da parte dell'amministrazione comunale, anche perché la musica celtica è una musica un po' di nicchia, ma ci siamo convinti ben presto che è stato un investimento molto proficuo, perché dai primi anni a oggi veramente c'è stato un crescendo sempre più alto e nelle 3 serate un pubblico veramente eccezionale. Gli artisti che si esibiscono sono Arianna Savai e Peter Johansen, quanto di meglio la musica colta possa offrire contaminandosi al celtico. Arianna, figlia d'arte del grande violoncellista Jordi Savai e della cantante Montserrat Figueras, conosciuta in tutto il mondo per il suo lavoro nell'ambito della musica barocca e contemporanea, offre in questo concerto il suo personale lavoro di composizione contaminato dal mondo della musica celtica. Arianna è accompagnata dal violinista svedese Peter Johansen. Nella piccola cripta affrescata dallo Jacquerio e di fronte al presbiterio del defendente Ferrari, incontriamo brevemente gli artisti prima del concerto. L'acustica di questa costruzione è perfetta, ci consente di suonare in acustico senza problemi, spiega il violinista Peter Johansen. Facciamo musica della Norvegia, musica dell'Inghilterra, andiamo in Spagna, dove facciamo musica sefardì, anche canzone tradizionale e anche composizione da noi, da Peter e da me, e musica strumentale dell'Irlanda, di Carolan, di questo arpista irlandese, e danze anche spagnole come la Jotas. Alla luce fioca delle candele ha inizio lo spettacolo. Il pubblico, compatto ed attento, non si perde una nota. Per l'ottavo anno di fila si ripete la magia di una musica antica eppure moderna, popolare ed anche colta, che riempie gli spalti e le piccole panche di legno di Sant'Antonio. Il festival nasce da un caso, un concerto mio di mio figlio, e poi dopo di lì è nato il gusto di portare questa musica. Io ho conosciuto Arianna a Dinan lo scorso anno, appunto, dove in un ambito di musica celtica e di arpa celtica, quindi un festival dedicato all'arpa, in realtà ci sono delle aperture che qui sono ancora di là da venire, sembra proprio di parlare di Marte. E sono rimasto molto colpito dal suo lavoro. Ho trovato che Arianna aveva una sua personalità, aveva delle cose da dire. E così Peter, che ha fatto un lavoro anche di ricerca sulla musica norvegese e sulla musica tradizionale, e questo è il filo rosso che lega tutti quelli che si ritrovano là o in altri posti, cioè l'idea di lavorare sulla musica tradizionale con il grande rispetto che bisogna portare a queste tradizioni che hanno saputo per primi lavorare con profondità e renderla attuale, cioè non vergognarsi di un passato ma renderlo contemporaneo. E una cosa che a me piace molto è proprio il fatto che ho imparato all'estero che la musica tradizionale può ancora dire tanto con i linguaggi di oggi. Siamo orgogliosi perché le nostre fatiche vengono così remunerate positivamente dal piacere della gente che si gode lo spettacolo, perché a differenza di altri eventi di questo genere noi riusciamo a coinvolgere il pubblico in qualche modo, avere un rapporto diretto. L'artista, gli artisti non sono mai su in alto, staccati dal pubblico, cerchiamo di metterli sempre in mezzo, e con questo sistema c'è più familiarità, c'è un festival più casereccio. La musica celtica è la musica tradizionale delle nazioni considerate storicamente tali, vale a dire Bretagna, Irlanda, Scozia, Galles, Isola di Man, Galizia e Asturie. Tra gli ospiti più importanti di questi anni ricordiamo il duo Anne Offray e Dominique Bouchard, il duo Musici Vagantes, conosciuto in Italia e dall'estero, in particolare in Bretagna, composto da Enzo Vacca e Martino Vacca. I The Scomp, gruppo di musica bretone attivissimo nella regione parigina ed in tutta Europa. Il trio Carmabon, molto conosciuto nell'ambito del Festival Interceltique de Lorient, composto da Stéphane, Yann e Soazic Carmabon.
L'edizione 2008 ha visto all'interno della precettoria il concerto di Domingue Bouchot, Anne Auffray e Yann Honoré. L'edizione 2009, dal 17 al 19 luglio, ha offerto gli spettacoli dei già citati Arianna Savai e Peter Johansen, del quintetto di Enzo Vacca, che ha presentato Evoa, il primo disco di musica tradizionale piemontese con la contaminazione delle tradizioni musicali bretone, e si è chiuso con l'esibizione energica e trascinante della Massimo Giuntini Band, che presenta il suo ultimo lavoro in una chiave pop rock con rimandi continui alla tradizione celtica e con suoni etnici.